I got options, I can pass that bitch like Stockton. Wow, che dice YouTube, ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Ci siamo lasciati per un po' con le carriere simulate. È un periodo molto complicato per i lavori che ho da seguire in casa nuova, ma abbiate pazienza, ci siamo. Terzo episodio, cominciamo subito, carichi. Settima stagione, spero di non perdere il conto, di non sbagliare in caso vi diranno giuste le grafiche. I nostri GOAT sono pronti, hanno entrambi 99 di overall. La squadra di OKC è ampiamente più interessante di quella di Toronto. Vediamo però. Prima di iniziare vi ricordo di lasciare un bel mi piace, sarebbe bello arrivare a 1000, 1500, 2000, fate voi. Almeno 1000 mi piacerebbe per avere il prossimo episodio. E questa sera sarò in live con una live speciale a tema FIBA, perché sono entrato in collaborazione con la FIBA. Sì, quella ufficiale, quindi siateci perché ci terrei, ecco, visto con chi sto collaborando in quest'ultimo periodo. Buona visione, sto facendo questa cosa dopo aver finito il video e da pazzi. Guarda un po' chi c'è tra l'MVP, 28, 13 rimbalzi, 9 assist e mezzo, a mezzo assist dalla tripla doppia di media, ma ci possiamo arrivare adesso che entriamo nel suo prime. Josh Giddey, ho perso sinceramente il conto, il numero degli MVP che ha vinto, mi verrebbe a dire il secondo, ma registrando a così tanta distanza un episodio dall'altro mi è difficile. Due recuperi comunque anche di media, 50-90, no, 82% ai liberi, male. Vediamo se magari no, difesa della Radovic, c'è sempre Giannis per l'amor di Dio. Però Nasir Kane ha vinto il MIP, o che sia una squadra paurosa. I nostri due ovviamente sono nel primo quintetto matricole All-NBA, e solo Scottie Barnes nel secondo quintetto difensivo, nonostante i due recuperi di media partita di Giddey. Bah, vabbè, non di certo una brutta stagione neanche per Scottie, perché 26, 11 e 6 assist e due recuperi anche lui di media a partita, tirando anche lui malissimo i liberi. Cosa c'hanno i due ragazzi qua i liberi? Vabbè, ok, sì, primo seed che era loro, il coach of the year 67-15. Terzo seed invece per Toronto, che ha perso il logo per strada. Ah no, ecco, è semplicemente rosso su rosso. Grande 2K. 4-1 di OKC, che lascia una partita per eleganza come sempre alla New Orleans di Zion. No, non più, ok, di Sachs. E 4-0 invece di Toronto, che non ha rispetto per niente per nessuno, e batte la New York di Wembenyama 4-0. Segnalo, perché devo segnalarla, la tripla doppia di media di Giddey al primo turno dei playoff. Stesso identico discorso del secondo turno, Toronto non ha ancora perso la partita dei playoff. È vero che era arrivata Atlanta da settima, però still. Ok, sì, Sacramento, Toronto, Detroit. Facile facile il passaggio 4-0, anche perché è arrivata la sesta ai playoff alle finali conference. Solite robe di 2K. Qui invece Toronto sta facendo un po' più di difficoltà contro Detroit. Va a vincere gara 5 in casa. Vediamo se la chiudiamo in 6. No, gara 7, aia. E Cade Cunningham vs Josh Giddey. Finisce con la vittoria. No, Josh Giddey. Scotty. Scotty. Scusa per aver sbagliato nome. 52-12-6. Ho sbagliato di pronunciare il suo nome. Ho sbagliato persona. Anzi, took it personal. Perfetto. 52-12-6 in gara 7 nel finale di conference. E Ken Cunningham muto. E quindi, ragazzi, avremo l'ennesima, perché ormai veramente ho perso il conto, Thunder Raptors alle finals. Sta carriera simulata non ha senso. La gara 1 è già tesa, e non poco, perché i Raptors stanno provando l'azzardo di vincere in trasferta. 109-107, se segnano in questo attacco hanno vinto gara 1. E Malachi Flynn, ebbene sì, Malachi Flynn, canestro del 111-107. 1-0 Toronto nella serie a meno di miracoli. Tripla doppia di Giddey e gara 2 portata a casa da OKC, che quindi si riporta in pari sulla serie. Però adesso Toronto ha il vantaggio del fattore campo. Vince di 3 OKC in trasferta. So che direte perché non sei entrato, erano sopra di 10 fino a 40 secondi alla fine. Poi non ho capito cosa hanno cercato di fare per suicidarsi. Vabbè. Frattura tibia destra da stress stagione per Shai. Ginocchio sinistro slogato stagione per Scottie Barnes. Ma cos'è? È il replay della... Ma dai! Ma non era successo la stessa identica cosa? Ma che cos'è? Ma... flashback del Vietnam, tipo. No, ma no, così durante le finals rovinarmele. E difatti OK, si va a vincere in trasferta anche la gara successiva. Giddey quasi tripla doppia come sempre. 31 in 31 minuti però per Nasir Cunningham. Però no, così, dai, ma era già successo, me lo ricordo benissimo sta cosa. Non so se era proprio delle finali uno contro l'altro, perché vi ripeto, c'è un po' di tempo tra una partita e l'altra, tra un episodio e l'altro, ma
Mi ricordo che era lo stesso che si era fatto male Shai da una parte e Scottie Barnes dall'altra. Aspetta che hanno il colpo di coda forse i Raptors. E Toronto ci sta provando con coraggio, con carattere, con esperienza anche di vittoria, di titoli, grazie a Scottie Barnes, ma anche grazie agli altri. Ci stanno provando, palla in mano, meno uno, a meno di un minuto alla fine da questa gara 5, che ovviamente per una sconfitta dei Raptors vorrebbe dire finire qui le finals. Van Vliet, bellissima difesa di OKC. Mickey? Proprio lui? Che è il fenomeno che hanno draftato 2 anni fa, tipo? Eccolo lì l'errore di Patrick Williams. Giddy scappa, recupera un po' di tempo e adesso con un 2-2 può chiudere la corsa al titolo. Non sento i cori MVP, MVP. Non è un gran tiratore di liberi, Giddy, attenzione. È verde, quando conta però... Quando conta però le mette, nonostante il timeout in mezzo che gli hanno chiamato apposta per infastidirlo, direi che il titolo è di OKC. Attenzione, Toronto non muore mai. Questa è la classica giocata di 2K, solo che di solito non tirano subito, fanno tipo una finta o aspettano per prendere un tiro impossibile. Invece rilascio perfetto, meno uno. Adesso serve per forza un 2 su... Oh cazzo. Davion Mitchell, che l'hanno preso da trade deadline, tra l'altro, scambiando Pokuševski. Oddio. Il titolo è di OKC. Okay, sì. 5. No, Van Vliet. Vabbè. Vabbè. Toronto spreca così l'occasione di rimanere nella serie. E questa volta sì che è definitivamente il titolo di Toronto. Non voglio sentire storie. Eccolo qua, Giddy che festeggia, giustamente. Anche qui non mi ricordo il numero esatto di titoli, adesso lo andiamo a ricontrollare anche quello. Credo, così a occhio, che Giddy sarà il MVP delle Finals, visto che anche qua siamo flirtato, abbiamo flirtato con la tripla doppia di media. Però io di 2K non mi smetto mai di sorprendere, ecco. Eccoci qua, calziamo il titolo. Olè, siamo riusciti a far vincere il titolo pure a Vucevic, che l'abbiamo rifirmato a meno cifre di quelle pazze di qualche anno fa. Ma vediamo soprattutto le MVP delle Finals, che giustamente, ma giustamente, è Josh Giddy. Bravi. Oh, queste due carriere simulate qua le ho lasciate per ultime, in realtà sono le più divertenti, cioè sono pazze proprio. Anche perché, come dicevo, ha chiuso con 19-14-14, per quanto Mickey Williams abbia fatto 27 punti e la tripla che ha praticamente chiuso la partita. E difatti tripla doppia di media alle NBA Finals, non credo ci siano riusciti in tanti, anzi, 23 punti, 13 rimbalzi, 11 assi. Fatemi sapere nei commenti se qualcuno ci è mai riuscito e chi, grazie. Peccato, peccato, perché poteva essere una serie super interessante viste le prime due partite. Davvero un peccato per gli infortuni. Abbiamo una tranquillissima classe dell'Hall of Fame nel 2028 con Kerry, Durant e Westbrook, così giusto per segnalare. Nuova stagione, 8ª per l'esattezza, ripeto, spero sempre. Abbiamo pareggiato il computo dei titoli totali, siamo a 4, 2 per parte, invece l'MVP era il secondo consecutivo, sono andato a controllare. Le squadre non sono cambiate per niente, solo che quella dei Thunder continua a salire di overall. Mickey Williams è arrivato addirittura a 91, abbiamo 3,90 di overall e credo che Cameron Boozer possa essere il quarto tra poco. Vucevic sta scendendo, come è sceso Van Vliet dall'altra parte. Insomma, abbiamo 11 giocatori sotto l'80 più di overall a OKC. Non so Toronto, che per una maniera o nell'altra alle Finals ci arriva sempre. OKC, se non arriva alle Finals sarei veramente, veramente tanto sorpreso. C'è ancora Nick Nurse? Sì. Ok, vai, nuova stagione. Ce l'abbiamo, ragazzi. Ce l'abbiamo, non solo l'MVP, ma la tripla doppia di media in stagione. Russell Westbrook, muto. 22, 12 rimbalzi, 10 assist per Josh Giddy. Questa è una cosa che a nessuno dei nostri portenti delle carriere simulate era mai riuscita. Abbiamo avuto grandi prestazioni individuali, grandi prestazioni di squadra con Mobley. Qua stiamo avendo un po' di tutto con Giddy, che suppongo avrà anche il miglior record della Lega e tutto quanto. Eccolo qua, 68-14, una vittoria in più dell'anno prima. Solo Giddy è il primo che detto all'NBA e ho una spiegazione, ovvero si è rotto di nuovo si è rotto Scottie Barnes. Ebbene sì, difatti, che vedete è nel secondo quintetto all'NBA perché all'inizio ha giocato, poi si è rotto. Credo che sia tornato sano per i playoff e abbastanza sano da portare comunque il primo seed di Toronto Raptors alla faccia. Sì, difatti vedete che non è più infortunato e ha acciaccato Patrick Williams. Sono comunque 26, 10 rimbalzi, 6 assist e mezzo. Mi pare
praticamente identica alla stagione della la stagione prima. 4-1 facile facile per OKC al primo turno contro l'ottavo seed di Utah e 4-2 un po' più complicato contro Atlanta. Adesso San Antonio da 4 e Detroit da 4. Cammino già che sembra un po' più complicato rispetto a quello dell'anno scorso, dove avevano trovato seste, settime nelle finali, robe strane. In realtà neanche troppo. Toronto 4-0 di nuovo contro i Pistons di Kate Cunningham. L'altra volta c'era stata quella leggendaria gara 7. Qui comunque una non brutta gara 4 da 40 punti. Giddy invece si libera di 6 in 6 partite dei San Antonio Spurs. Ormai la tripla doppia non mi sembra neanche di doverla dire come una cosa che mi sorprende. E di nuovo contro la settima a Ovest. Prima era la sesta, se l'anno scorso. E qui invece contro Miami terza. Ci siamo con OKC 4-0, uguale identica a quella dell'anno scorso. C'è proprio, cioè, una noia questa NBA di questa simulazione clamorosa. Meno male che seguiamo le uniche due squadre che poi arrivano in fondo, perché se seguissimo due delle altre 28 sarebbe una noia clamorosa. Di nuovo finale Thunder Raptors, con i Raptors che non hanno mai battuto i Thunder in finale di NBA. Poco, anzi niente da vedere in questa gara 1. 135-122, altra partita senza senso di Josh Giddey, 25-12-7 comunque di Scottie Barnes. Giddey praticamente bastava alzare di un po' il potenziale per farlo diventare il GOAT. E speriamo soprattutto non ci siano infortuni, che voglio una bella lotta alla pari finalmente. E come lo scorso anno, Toronto va o che si ruba una partita. Altra tripla doppia di Giddey, però anche Scottie Barnes ha 2 assist e ha 4 recuperi dalla quadrupla doppia. Cioè, raise di Scottie Barnes, vaffanculo triple doppia, adesso guardiamo le quadruple doppie. Che partita di entrambi, 1-1. Restituisce il favore Giddey, 137-109, ancora più tonda questa vittoria. Scottie Barnes 5 stoppate, però non proprio la sua partita perfetta. Non lo dico neanche più. E per fortuna, per lo spettacolo, devo dire, non perché tifi per uno dei due, Toronto vince gara 4, 2 pari nella serie, vinto di 10, ottima partita di Scottie Barnes, non malissimo, neanche triple doppia. No, in realtà, vabbè, non una grande partita effettivamente per Giddey. Comunque 24-14-6. Pensa a fare questa strategia qua e giocare male. Molto equilibrata, ma non riesco a entrare in una partita, altro è, risponde a tono Giddey con un partitone clamoroso. Scottie Barnes tiene in botta, Patrick Williams ancora acciaccato, se gli altri non fanno qualcosa in più mi sa che per Toronto è grave, visto la profondità. Guarda qua, guarda, questi c'hanno una squadra senza senso. 3-2 OKC, niente da fare ragazzi, non c'è stata storia. OKC va a Toronto e domina praticamente la partita, vincono 120-104. Back to back titles for George Giddey, mani nei capelli giustamente per Nick Nurse, ma oh, effettivamente contro questi Thunder mi sembra ci sia veramente poco da fare. E il problema è che non vedo come questi si fermino da qui ai prossimi 5-6 anni. Cioè, siamo una dinastia New York Knicks Gigi D'Antoni. Chi c'era saprà. Eccoli qua che alzano il titolo. Giustamente, e direi che non c'è neanche proprio l'ombra di un minimo dubbio che possa essere qualcun altro oltre a Josh Giddey, l'MVP delle Finals. Ecco, esatto, grazie 2K. E sorpasso però che sì, è Giddey che passa 3 titoli contro i 2 in 8 anni di carriera, se non ricordo male. Non male. Niente triple doppia di media, anche se praticamente lo è, insomma, 9,8 assist. Insomma, vabbè, per quanto mi riguarda è una tripla doppia. 16 rimbalzi a partita, neanche fosse il tuo centro titolare, con 30 punti. E questa volta le percentuali al tiro sono clamorose, quindi veramente di queste finals non c'è assolutamente nulla da dire proprio su Giddey. Anche nell'anno dopo, rispetto a quella del 2028-29, una... così proprio, Hall of Fame, Lillard, Harden, Leonard, Paul George, Jimmy Butler. Leggermente fornita. Al progresso giocatore, ripeto, la squadra di OKC fa sempre più paura. Quelli di Toronto invece comincia a far paura in senso inverso. Scottie Barnes non ho capito perché il suo prime è sceso di 1, forse per gli infortuni. Segnalo che entrambi hanno rifirmato un'altra estensione contrattuale, anche se la sto leggermente coprendo, per un triennale più 1, opzione giocatore per entrambi. Giddey non vedo perché dovrebbe andare via da qui ai prossimi 5 anni. Ecco Barnes, forse passare tutto il suo proprio prime qui dentro. Va bene che arrivano le finals ogni anno, però non so quanto dura, ecco. Non a stagione dei nostri ragazzi, e come vedete, difatti, adesso la situazione qui a Toronto comincia a essere un po' triste e complicata. Vediamo se Barnes riesce a fare ancora una volta il miracolo. E invece dall'altra parte la rotazione fa un po' schifo, sì, vero, però non è la squadra fortissima degli anni scorsi, ok, però il quintetto fa paura. Olè!
Olè, qua mi sa che non ci fermiamo più. 22 e mezzo, 11 rimbalzi, 10 assist e mezzo, anzi migliorano soltanto le statistiche. A parte i recuperi che scendono un pelo, migliorano anche le percentuali al tiro. Io vorrei vedere una volta sinceramente... Ah, cazzo, l'ho chiamato, ma sono il mostro finale. 24, 10 rimbalzi, 6 assist e mezzo, grande stagione anche per Scottie Barnes, che finalmente spodesta Giannis se vince il Defensive Player of the Year. Questo Giddy dubito lo vincerà mai, e invece Barnes ne può vincere un bel po' di fila, come abbiamo visto succedere in altre carriere simulate. Ci sarà il... Ah, ok, tutti e due nel primo quintetto dell'NBA. Scottie Barnes primo quintetto difensivo, ovviamente, però me lo spera... Mi è sempre snobbato Giddy dai quintetti difensivi, un po' mezzo scam devo dire, ma almeno il secondo se lo meriterebbe. Signori, abbiamo appena assistito alla più grande stagione di sempre nell'NBA. Chiudono con 10 vittorie di fila, tra l'altro, e di 2 vittorie in più rispetto ai Golden State Warriors dei miracoli del 2016. E però, come ci hanno insegnato gli Warriors, no? Non vuol dire un cazzo se non vinci il titolo. E intanto il primo turno è andato 4-1 per OKC contro l'occhio a Minnesota. Di qua Toronto è sotto 2-3. Potrebbe... ma la squadra, io avevo detto che era difficile. Tra l'altro Cunningham finalmente si prende una rivincita contro Scottie Barnes. Secondo turno di OKC contro San Antonio, che abbiamo già battuto 4-0, 4-1 forse l'anno scorso. 4-2 quest'anno, vincendo gara 5 e gara 6. Mi stavo iniziando a preoccupare, poi l'esperienza è venuta fuori. Cioè, questo non ha senso. Questo veramente non ha senso come giocatore, non ha senso. Ha solo 3 assist in gara 6, malissimo. Si è citato il 2016, guarda che bella casualità poi tra l'altro. Si è citato il 2016, OKC Golden State alle finals. Vediamo se facciamo a ruoli inversi la cosa, ovvero 3-1 Golden State e 4-3 OKC. Io spero di vincere 4-0 contro la sesta e non ne parliamo più sinceramente. Siamo sopra 3-2, vediamo se la chiudiamo 5 cosa vuol dire? 4-2, uguale identica alla serie con San Antonio, non è andata come in realtà. E OKC va a giocarsi il titolo contro Miami di Kuming a Jokic. Che stranezza che ogni anno i playoff si rompe Shai. Ah, ma pensa un po', ma pensa un po'. Ovviamente frattura la gamba sinistra, stagione, benissimo. Ed è 3-1 però, andiamo a vincere entrambe le partite a Miami. Wow, beh, dopo l'1-1 non me l'aspettavo. E ragazzi, il punteggio lo vedete da soli, no? Cioè, 156-109. Sì, nel senso, di cosa stiamo parlando, ecco. E beh, abbiamo appena vissuto la miglior stagione di sempre per quanto riguarda la storia dell'NBA di base. È vero che non abbiamo battuto il record di vittorie ai playoff, nel senso ci sono i Lakers di non mi ricordo che annata che hanno fatto 16-1. Noi abbiamo perso 2, 4, 5 partite. Vabbè, che dici, che schifo, no? Però, insomma, 75-7, vinto il titolo, dominato in lungo e largo, MVP, ovviamente, Giddy. Insomma, Coach of the Year, cosa cazzo dobbiamo vincere ancora, cioè? Ed è free pit, tra l'altro. Ed è free pit, tra l'altro. Come se non bastasse, ed è free pit. È free pit di MVP per Giddy. E l'anno prossimo ne vinciamo un altro, io ve lo dico. Sempre per poco, ma lasciamo lì la tripla doppia di media che comunque abbiamo fatto in stagione regolare. 25 punti, 10 rimbalzi, 9 assist con ottime percentuali. Altro titolo, altro giro, altro regalo, semi-cheat. E via la decima stagione. Decima stagione, abbiamo i nostri Toronto Raptors con un purtroppo Scottie Barnes direi quasi incastrato qui per i prossimi 2 anni, spero non 3. E dall'altra parte invece abbiamo i nostri pluricampioni NBA, pluri è rimasto pure Dan Peterson qua, il figlio, Darren Peterson, cioè vabbè. Olè, olè, 21-11-9. Cos'è? Quarto? Quarto MVP di fila? Cioè, vabbè. Ma no, no, vabbè. Scottie Barnes almeno vince il Defensive Player of the Year. Oh, ma sai che in realtà... 27-11-7. È un po' derubato forse Scottie Barnes dell'MVP, eh? Tra l'altro Toronto primo seed con una squadra... Boh... 76-6! 76-6! 76-6!
76-6, vabbè. E abbiamo fatto tanti discorsi dopo un 75-7 e 76-6, quindi sì. Tutto da rifare, vediamo se vincono il titolo ovviamente. 4-0 facile facile però che sia il primo turno. Toronto soffre un po' di più, 4-2 incontrerà Boston al secondo turno. Denver invece per OKC. Golden State che era seconda, la nostra sfidante l'anno scorso, è stata buttata fuori al primo turno. Doppio 4-1 invece se mi vedi Conference. E che non sia proprio Scottie Barnes e la Toronto, i suoi Toronto Raptors a fermare l'indecente ascesa. Poi sesta contro settima qua, cioè dai, è una finance già garantita, mi verrebbe a dire. Ebbene sì, però ok, sì, oh, 4-3 contro Houston. Di Jalen Green e Bronny James. Ah, e di J.R. Smith, no, del figlio. Ah no, Jabari Smith Jr., ok. E beh, bel terzettino pure questo, per l'amor di Dio, da sesto seed. Shai, vedi che quando giochi, quando sei sano, le partite giuste le fai. Boh, come sempre, Giddy MVP, per l'amor di Dio. Dall'altra parte 4-2. Io adesso un po' tifo per Toronto, fatemelo dire, io un po' tifo per Toronto adesso. 1-1 dopo le prime due, Toronto è andata a rubare una partita con 41-6-6 di Scottie Barnes. Mamma mia, adesso ci spostiamo a Toronto e vediamo. Niente da fare, ma proprio di gran lunga, che si incazzatissima, arriva qui e domina la partita. 36-10 assist di Mickey Williams, 24-24 e Giddy... la partita da 6 falli e comunque ha vinto di 30. Due pari però con i Raptors che vincono di 8. In realtà erano sopra di più, poi si sono fatti un po' rimontare, vedete, nel terzo quarto soprattutto. Fatto sta che insomma 26-16-8 di Scottie Barnes è perso. E attenzione perché Toronto sembra star per fare, anzi fa il colpaccio in trasferta. 130-123. Giddy Giddy sta un po' mancando in queste finals, invece non manca l'apporto di Scottie Barnes. E avremo una gara 7 allora, 121-104, niente da dire di questa partita. Giddy, tripla doppia, sì, ok, però... Attenzione, parzialissimo nell'ultimo quarto, e mi sa che purtroppo non avremo una così finale combattuto in realtà... Parzialissimo nell'ultimo quarto, anzi nel secondo tempo, come vedete, di Toronto che sta cercando la rimonta del secolo. Non vedo segnare più nessuno. Ultimissime speranze con questa palla in mano a Mickey Williams, perché Toronto sta per fare il miracolo con una squadra. Ma no, c'è con Josh Giddy libero! C'era Josh Giddy libero nell'angolo. Vabbè, va. E allora se la mettiamo così. I Toronto Raptors hanno fatto l'impresa, ma l'impresa è dire poco, hanno battuto la squadra che per 2 anni di fila ha battuto il record di vittorie all time nella storia dell'NBA. In gara 7, in trasferta, 113-116. Adesso io non voglio dire che questo titolo di Scottie Barnes pesi più di tutto quelli di Giddy messi assieme, però fanno bene a festeggiare perché... Pesa veramente come un macigno questa vittoria nello scontro diretto. Ed eccoli qui, Toronto Raptors che alzano il titolo, festeggiano con le solite animazioni, ma nella mia testa stanno festeggiando molto di più delle altre volte, e meritatamente, ripeto ancora una volta, e qui, insomma, non mi sembra, esatto, non mi sembra molto un dubbio. Scottie Barnes detronizza, esiste questa parola, in caso l'ho appena inventata, i 3 volte campioni in carica e una delle... dinastie più forte di sempre. 27 punti e mezzo, 9 rimbalzi e 5 assist e 2 recuperi e 2 stoppate con 50% dal campo e 44% dal 3. Allè, non si è fatto mancare niente Scottie Barnes. E ragazzi, cioè, questo episodio è vero che abbiamo fatto meno anni di quello che pensavo, ma cioè, sinceramente, chiudere meglio di così un episodio non so come sia possibile. Se non arriviamo a 2000 mi piace, veramente è da galera, mi verrebbe a dire. Ci vediamo nei prossimi giorni con nuovi video, ovviamente ogni giorno in live. E grazie come sempre del supporto. Belli boys.